25 è un libro che ha come proposito quello di raccontare, fotografare un determinato periodo dell'esistenza della mia generazione, che è quel momento di passaggio tra i 24 e i 25 anni, ma in certi casi anche prima, così come in certi casi anche dopo, nella quale, così come mi sono sentito io, si prova un grandissimo senso di crisi, un grandissimo senso di inappartenenza al mondo e dove il futuro appare come qualcosa di irraggiungibile. E dietro questo si affaccia tutto quello che è stata una vita passata forse nel non fare nulla, nel coltivare valori sbagliati e nel sentirsi alla fine veramente fatti di fumo. Il protagonista di questa storia è un ragazzo che da qui, da quando cominciamo a leggere di lui, a una settimana, sta per compiere 25 anni e si ritrova attraverso un evento particolarmente traumatico, veramente a sentire, ad essere costretto a sentire che cosa è veramente la sua vita fino lì e insomma dove sta andando e dove vuole arrivare. Tutto quello che è la storia è la settimana nel quale lui si sta chiedendo davvero che cosa significa essere vivi a questo mondo, soprattutto per una persona della mia generazione, della mia età. E ogni personaggio che insomma che incontra in questa storia avrà il potere, oltre a quello di, insomma, di raccontare anche diverse versioni dello stesso malessere, avrà il potere anche di accompagnarlo fino alla fine, fino a quello che lui reputerà una risposta. È un libro che è partito sulla mia pelle, è una cosa che ho sentito assolutamente anche io, insomma il dolore di non esistere a questo mondo e insomma mi ha insegnato tanto e spero che possa insegnare qualcosa anche a chi vi presta occhio.